Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org. Nell'antichità, con il termine Oriente, si indicavano le province dell'impero romano di cultura greca, in cui la lingua predominante era appunto quella greca. Nella letteratura cristiana con padri orientali si indicano non solo quei padri che provengono dalle suddette province dell'impero, ma anche quelli originari di quei paesi che erano oltre il confine ad est dell'impero, ossia la Mesopotamia, la Siria, la Media, l'Armenia. In questa sede desideriamo offrire solo qualche pennellata sui personaggi più rinomati del cristianesimo antico provenienti da quelle aree, per dare un'idea sommaria della profondità e della bellezza del cristianesimo orientale. Alcuni fra costoro saranno in questo articolo solo accennati, perché poi trattati nei seguenti articoli. Di solito nei manuali di patrologia i padri orientali iniziano con i rappresentanti della scuola alessandrina, ovvero Clemente e Origene. Non conosciamo le origini del cristianesimo ad Alessandria, anche se una tradizione ben attestata stabilisce che l'evangelista Marco fu uno dei primi evangelizzatori della città. Ad Alessandria sorse una scuola catechetica, Didascaleino, i cui primi maestri sarebbero stati un tale Panteno, di cui sappiamo molto poco, e successivamente Clemente e poi Origene, di cui abbiamo una documentazione più precisa. Tito Flavio Clemente, detto Clemente Alessandrino 150-215, era probabilmente di origine romana, con un'elevata formazione ellenistica che conservò anche quando si convertì dal paganesimo al cristianesimo, per cui egli si preoccupò di far passare il messaggio cristiano anche negli ambienti colti della sua città, dove svolse il ministero di presbitero. Nella persecuzione degli anni 202-203 sotto l'imperatore Settimio Severo lasciò Alessandria per rifugiarsi in Cappadocia, dove morì nell'anno 215. Tra le sue opere ricordiamo il Protrettico, il Pedagogo, gli Stromati, che in un certo senso costituiscono una trilogia. È poi degna di menzione un'operetta sul distacco dalle ricchezze dal titolo «C'è salvezza per i ricchi?». Clemente si trovò a fronteggiare gli gnostici, le cui dottrine tentavano di inquinare il vero deposito della fede cristiana. Secondo lui, infatti, solo il cristiano è il vero gnostico, cioè l'uomo spirituale che si contraddistingue per la contemplazione del piano salvifico di Dio in Cristo, per l'adempimento dei precetti dati dal Signore e per l'istruzione degli altri, poiché l'esperienza della sapienza rende padri nella fede. Il pioniero dell'esegesi cristiana è stato Origene, 185-253, che dopo la morte del padre, durante la persecuzione di Settimio Saverio, fu incaricato dal vescovo Demetrio di Alessandria di guidare la scuola catechetica della città. Dopo circa 10 anni, in seguito a un viaggio compiuto in Palestina, fu ordinato presbitero e accolto da Teoctisto, vescovo di Cesarea di Palestina, dove trascorse il resto della sua vita insegnando e predicando. Durante la persecuzione di Decio, 249-251, fu imprigionato e torturato. Morì di stenti nell'anno 253. Dopo la morte, Origene fu al centro di aspre polemiche, specie nel IV e nel VI secolo, quando nell'anno 543 l'imperatore Giustiniano condannò tutta una serie di proposizioni ritenute origeniste, la cui rettifica avvenne al concilio costantinopolitano dell'anno 553. Tra le sue numerose opere esegetiche va ricordata l'Esapla, una sinossi dell'Antico Testamento Pentateuco, disposta su 6 colonne, in parte in ebraico, in parte in greco.
L'opera esegetica di Origene si può suddividere in scolia, ovvero note esegetiche in margine ai testi biblici, omelie, e cioè discorsi allegorico-morali su varie parti e pericopi particolarmente difficili, e poi veri e propri commentari di interi libri biblici, come quelli della Genesi, Esodo, Numeri, Levitico, Salmi, Cantico dei Cantici, Matteo e Giovanni. Da un punto di vista teologico, ricordiamo l'opera sui principi, in cui tratta di Dio Padre, Figlio e Spirito, nell'anima, dell'anima umana, del mondo e del suo metodo esegetico fondato sul duplice livello di interpretazione letterale e spirituale. Origene è stato un pioniere della ricerca teologica e ha aperto diverse strade alla riflessione teologica, alcune anche pericolose, per cui si deve essere consapevoli del valore ipotetico, provvisorio e personale di alcune sue ardite costruzioni concettuali. In tal senso sono ovviamente in contrasto con la dottrina tradizionale cattolica la teoria della apocatastasi finale dell'universo che lede la dottrina dell'eternità delle pene, la preesistenza delle anime, la duplice incarnazione di Cristo e il subordinazionismo nella Trinità. Più tardi, nel IV secolo, l'eresia propagandata da Ario, un sacerdote alessandrino che riteneva il Verbo inferiore al Padre, si andava propagando nell'impero e nella Chiesa. Per questo si era resa necessaria la convocazione di un concilio a Nicea nell'anno 325, che aveva proclamato come dogma di fede la consustanzialità del Figlio con il Padre nella Trinità. Fu proprio allora che fiorì il campione dell'ortodossia cattolica, Atanasio di Alessandria, 295-373, di cui si parla in un successivo articolo di questo dossier. Tra gli scrittori ecclesiastici orientali ha un posto di rilievo Eusebio di Cesarea, 263-339, lo storico del cristianesimo più importante dell'antichità. Fu un uomo dalla cultura vastissima e scrisse molte opere, tra le quali menzioniamo soltanto quelle di carattere apologetico, come la preparazione evangelica e la dimostrazione evangelica, e quelle di carattere storico, come la famosissima Storia Ecclesiastica, in cui confluì molto materiale raccolto da Eusebio nell'archivio di Gerusalemme e nella biblioteca di Cesarea. I criteri che hanno guidato Eusebio nella compilazione della storia sono stati i seguenti: l'indicazione della successione dei vescovi nelle sedi principali, presentazione degli scrittori e dottori cristiani più importanti, mostrare il cammino della Chiesa fra le persecuzioni, gli eretici e i giudei sotto la guida della provvidenza. Storia Ecclesiastica 1.1.1.2. Altre opere di natura storica sono il Chronicon e sui martiri della Palestina. Nonostante i limiti di questi lavori, senza di essi la nostra conoscenza della cultura antica e della storia della Chiesa dei primi tre secoli sarebbe molto lacunosa. Al vertice della riflessione teologica e dell'azione pastorale del IV secolo in Oriente abbiamo i padri cappadoci, cosiddetti dalla Cappadocia, regione centrale dell'attuale Turchia. Da dove essi provenivano? Si tratta di Basilio di Cesarea, 330-379, Gregorio di Nazianzo, 330-390, e Gregorio di Nissa, 335-394, tutti e tre seppero unire nella migliore armonia scienza e ascesi, avendo una solida formazione nelle lettere, filosofia e teologia, unitamente a una profonda conoscenza delle sacre scritture. Sebbene simili per formazione, ebbero caratteri molto differenti. Basilio, vescovo energico, uomo di governo e di azione, il Nazianzeno, intimo amico del precedente, maestro della parola e grande teologo e pensatore, e il Nisseno, fratello minore di Basilio, profondo speculatore e sognatore. Delle loro opere menzioniamo solo alcune che hanno segnato la storia della teologia e del pensiero cristiano.
di Basilio contro Eunomio, sullo Spirito Santo, sul battesimo, sui sei giorni della creazione. Di Gregorio di Nazianzo ricordiamo i cinque discorsi teologici, le tre lettere teologiche, 101-102 al presbitero Cledonio, 103 a Nettario di Costantinopoli. Di Gregorio di Nissa vanno ricordate, oltre alle sue omelie sui testi scritturistici, le opere dogmatiche contro Eunomio, contro Apollinare, contro gli pneumatomachi e la grande catechesi che è una summa della teologia cappadoce del IV secolo rivolta ai catechisti. Tra le opere ascetiche abbiamo sulla verginità, vita di Macrina e vita di Mosè. Un altro uomo di azione e di governo è stato Cirillo di Alessandria, 378-444, nipote del patriarca Teofilo, del quale fu successore nell'anno 412. Gran parte del suo episcopato fu contrassegnato dalla disputa dottrinale con il patriarca di Costantinopoli, Nestorio, in materia cristologica, dal momento che Cirillo difendeva il titolo di Teotokos, ovvero di Maria Madre di Dio, in opposizione al titolo Christotokos, proposto da Nestorio. In verità, la disputa fu l'apice di una contrapposizione tra le due scuole teologiche di Alessandria e di Antiochia. Infatti, la prima sottolineava l'unità e l'immutabilità della persona del Verbo secondo lo schema Logos Sarx, in favore di una visione fortemente unitiva della cristologia, mentre la seconda insisteva maggiormente sulla distinzione delle due nature di Cristo secondo lo schema Logos Anthropos, in favore di una visione cristologica piuttosto divisiva. La contrapposizione tra i due personaggi e due orientamenti teologici fu tale da richiedere la celebrazione di un concilio che si svolse ad Efeso nell'anno 431, dove prevalse la posizione di Cirillo, tant'è vero che Maria venne solennemente proclamata Madre di Dio. Tra le diverse opere di Cirillo menzioniamo due trattati sulla Trinità e le seguenti opere esegetiche: l'Adorazione in spirito e verità, Cesellature, Commento al Vangelo di Giovanni. Al periodo della disputa con Nestorio appartengono le opere Tre lettere a Nestorio, dove si trovano i 12 anatematismi, Cinque libri contro Nestorio e Perché Cristo è uno. Di Cirillo abbiamo anche le lettere festali. In Oriente ebbero un grande influsso anche gli esponenti della scuola antiochena che provenivano dall'area circostante ad Antiochia di Siria, la città menzionata negli Atti degli Apostoli come sede di una viva comunità cristiana dove per la prima volta i discepoli furono detti cristiani. Atti degli Apostoli, capitolo 11, 26. Questa città, che era una delle più importanti dell'impero tra il IV e il V secolo, vide operare alcuni pensatori e scrittori ecclesiastici, fra i quali Diodoro di Tarso, Giovanni Crisostomo, Teodoro di Mopsuestia e Teodoreto di Cirro. Le opere di costoro sono andate in buona parte perdute perché si furono coinvolti nella disputa nestoriana e condannati, ad eccezione di Giovanni Crisostomo, si vede l'articolo a lui dedicato in questo dossier. Nell'Oriente cristiano, oltre al greco, si parlavano anche altre lingue come la siriaca, l'araba, l'armena, la copta, la georgiana e l'etiopica. Tra queste merita una particolare attenzione la letteratura cristiana scritta in siriaco, che espresse due personaggi di rilievo, Afrate ed Efrem, il Siro. Afrate è il primo padre della chiesa siriaca vissuta tra il III e il IV secolo, e faceva parte di un gruppo di asceti chiamati figli del patto, che non erano veri e propri monaci, ma asceti che restavano nel mondo scegliendo il celibato sancito con il battesimo. Le sue opere sono una raccolta di 23 trattati che nei manoscritti
portano il titolo di dimostrazioni e che attestano una teologia di carattere esclusivamente scritturistico. Efrem è stato il massimo poeta del